Ciao, sono Andrea Mameli e vi parlo di cotture solari. Le cotture solari sono quelle che possiamo realizzare grazie al calore che ci proviene dal sole con la concentrazione solare. Per esempio, in una parabola circolare, se poggiamo un recipiente, una pentola per l'acqua, una teglia per fare una crostata, una padella per una frittata, nel fuoco ottico della parabola, che coincide col fuoco geometrico, la riscaldiamo a più di 100 gradi. E dipende da come e da quanto il cielo è pulito, e dalle dimensioni della parabola e dalla sua disposizione rispetto al moto apparente del sole. Ma se vogliamo raccogliere l'energia e conservarla per poter cuocere e avere un calore costante, possiamo realizzare un vero e proprio forno solare, come questo che ho costruito qualche anno fa, con legno, lana di pecora per renderlo isolante, vetri e specchi. Gli specchi concentrano la luce e quindi l'energia del sole all'interno della camera isolata dai vetri. L'effetto serra, in questo caso, garantisce il rimbalzo all'interno del forno della luce imprigionata, e la stessa coibenza delle pareti garantisce quell'inerzia termica che ci permette di cucinare con il sole e avere un calore costante per molto tempo. La cottura solare è, attenzione, una cottura nucleare, perché quell'energia che ci arriva dal sole scaturisce dalla fusione nucleare, poi attraversa la distanza tra Sole e Terra, attraversa l'atmosfera e giunge al forno solare. Quando giunge al forno solare, come detto prima, possiamo riscaldare gli alimenti e poter avere il forno senza bruciare nulla. Ho provato a classificare forni, fornelli, barbecue solari e ho ricavato questo schema. Parleremo di fornello solare a pannello a parabola circolare, barbecue solare a parabola lineare e con lente di Fresnel, e forno solare a petali, a scatola e tessile. Il primo esempio è il più semplice, si realizza con materiali come cartone rivestito di materiale che permette di riflettere la luce solare verso una pentola posizionata al centro. Ne esistono tante diverse possibilità applicative, esistono degli schemi che si trovano facilmente in rete, vengono distribuiti da organizzazioni non governative in paesi di via di sviluppo e utilizzate per riscaldare acqua, riscaldare alimenti. Esistono anche in commercio e se ne trovano veramente tanti attualmente. Poi il fornello solare a parabola circolare, quello che vi ho mostrato prima, consente di riscaldare a temperature anche ben superiori ai 100 gradi, e in un caso, eravamo a novembre a Cagliari, il Festival Tutte Storie nel 2015, abbiamo anche preparato il caffè, perché il fuoco concentrato sotto la caffettiera consente di riscaldare l'acqua e quindi produrre il caffè come se fosse su un fornello a gas o un fornello elettrico. Esistono anche parabole di concentrazione solare, quindi fornelli di grandi dimensioni. In questo caso un progetto realizzato in Messico permette, attraverso un secondo specchio che riflette all'interno di una camera isolata come questa, avere una batteria di fornelli solari che riscaldano e permettono di cucinare all'interno di una stanza in muratura, all'interno della quale si conserva bene il calore. Esistono anche in questo caso dei modelli in vendita, quello che ho comprato io anni fa non è più in vendita, esistono e si trovano facilmente in rete in tanti tipi. Poi vengono fuori anche degli esemplari molto belli, molto curati, come questo realizzato per una tesi all'Istituto Europeo di Design di Milano nel 2015, che ha il vantaggio di inserire all'interno del forno del barbecue solare anche di questo fornello solare anche un termometro per sapere a che temperatura siamo arrivati, perché ogni alimento ha bisogno di una
temperatura particolare per la cottura. Barbecue solare a parabola lineare. Qua si sfrutta sempre la parabola, però nella sua forma non circolare, quindi il fuoco non è puntuale, ma è distribuito lungo una linea, e se in quella linea noi posizioniamo, come in questo caso, dei würstel, li possiamo cuocere come veramente in un barbecue. Nel 2008 ho avuto la fortuna di partecipare al Festival della Scienza di Orgoso e insieme ad altri amici fisici e astrofisici, gli insegnanti della scuola media e gli studenti, abbiamo realizzato un barbecue solare come quello visto prima e sperimentato all'interno del festival. Esiste la possibilità di realizzare barbecue solari con materiali, forme, dimensioni molto diverse tra loro. Esistono in commercio delle tipologie molto raffinate nate negli ultimi anni, come questo modello costruito in Cina, che costa $500, ha il fuoco lineare all'interno di un tubo di vetro e consente una cottura molto particolare, come quest'altro, molto simile al precedente, e questo addirittura anche, diciamo, molto bello come forma, e che permette di cuocere e di essere trasportato con facilità anche in batteria. E questa tipologia ha diversi modelli, diversi prezzi, e si trovano facilmente in commercio. Sono i più difficili da realizzare, sicuramente. Un'altra tipologia di barbecue solare invece è quella che sfrutta la concentrazione per mezzo delle lenti di Fresnel che, attraversate dalla luce solare, la concentrano, in questo caso nel piatto sottostante, o in questo caso un altro modello di design su una superficie investita dalla radiazione solare concentrata, o si possono anche questi costruire facilmente, come questo modello, che ha una lente di Fresnel che proietta su uno specchio e poi riscalda le pietanze poste all'interno della scatola, o sistemi con la possibilità di manovrare la disposizione della lente rispetto ai raggi solari per seguire il moto apparente del sole. Questo permette di, in questo caso si vede, cucinare abbastanza agevolmente. Poi c'è una tipologia di forni solari veri e propri, realizzati con grande cura dopo sicuramente numerose sperimentazioni e calcoli opportuni, come quelli a petali, come questo molto grande realizzato da Gianni Crovatto, pesa 60 kg a 700 watt di potenza massima e ha raggiunto la temperatura di 360 gradi, che ha consentito la cottura di dolci, arrosti di carne e pane, che richiedono temperature elevate. Si trova lo schema realizzativo e le immagini dell'oggetto nel sito di Gianni Crovatto. È sicuramente un esemplare molto molto interessante per come è stato realizzato, ma per capire come funziona, come deve essere costruito e le angolazioni che devono essere seguite nella sua realizzazione e nella sua esposizione al sole, sono disponibili molti schemi in rete, si trovano facilmente ed è facile attraverso questi provare a ricostruire un forno solare di questo tipo. Questo realizzato nel 2013 da Raffaele Angelapani ha una camera riscaldata con i petali, con la regolazione, che è l'aspetto più difficile nella costruzione e nella messa in opera del forno di questo tipo. Quest'altro molto semplice, realizzato da Marco Mameri nel 2013, ha cotto carne e uova chiuse in un barattolo di vetro pieno d'acqua, che i due alimenti si sono riscaldati a sufficienza, sebbene il forno fosse molto piccolino, ma nonostante ciò ha consentito a Marco di vincere un premio in una gara di forni solari che abbiamo realizzato con molti amici nel 2013 a Cagliari. Tipologie invece più elaborate sono quelle del forno a scatola, come quello che vi ho mostrato prima. Questo molto semplice, realizzato con due scatole di cartone per scarpe, una inserita dentro l'altra, isolate con carta, e poi con materiali facilmente reperibili di superficie riflettente, ha garantito in questo caso una temperatura di 70 gradi, che è stata sufficiente a cucinare
alcuni alimenti. Nella costruzione effettivamente si seguono poche semplici regole ed è facile e veloce da realizzare, infatti è il più diffuso nelle sperimentazioni pratiche, nei laboratori didattici che vengono realizzati in tutto il mondo intorno alla cottura solare. Un modello di design è la Solar Schiscetta, che permette non la cottura ma il riscaldamento del piatto che uno si può portare al lavoro per colazione o per pranzo, realizzata a Milano nel 2013. È un forno a scatola molto grande, è stato realizzato da Francesco Primavera a Cagliari qualche anno fa, e la foto mostra il termometro che ha la sonda inserita all'interno del forno, che ha raggiunto 121 gradi centigradi. Questo è il forno che ho realizzato io, che ho utilizzato per riscaldare alimenti precotti a casa o in alcuni casi anche cucinarli direttamente sfruttando il calore raccolto all'interno di un recipiente, per esempio del sugo stesso insieme alla pasta. E ho avuto il piacere di partecipare al film Sulla Rotta Verde, realizzato da Momotti Production nel 2015, perché il mio forno solare è stato utilizzato dal comandante del veliero Icnusa di Cagliari, Mattias Andreas Reiter, che ha cotto alcuni alimenti a bordo della sua barca mentre compiva il periplo della Sardegna, e questo è raccontato nel film. Questa è la partenza da Cagliari, e invece qua si mostra una cottura di alcuni alimenti all'interno del forno durante la navigazione del veliero. C'è poi, con l'ingegno, la creatività, la possibilità di realizzare forni con materiali diversi da quelli che abbiamo visto prima, per esempio un forno solare tessile, ideato e realizzato da Daniela Ducato e Raffaellangelo Pani nel 2016, che permette, rispetto agli altri modelli o alla maggior parte dei modelli visti prima, una maggiore portabilità, essendo molto leggero, essendo anche in tessuto, quindi anche facile da trasportare, da piegare eventualmente, e permette un riscaldamento dei cibi e può essere per esempio portato in spiaggia, portato in campagna con maggiore facilità. E veniamo a esempi di come si può riuscire a realizzare delle cotture solari con quali alimenti. Per esempio, con un forno a scatola o a petali, spiedini di verdura e carne, salsiccia cotta nel fornello parabolico che abbiamo visto prima, carne e verdure cotte all'interno di forni a scatola, come pure i muffin. Questo è il caso del Festival Tutte Storie 2015, in cui il muffin viene posto all'interno delle proprie ciotoline, lasciato riscaldare, e si ottiene la cottura con il forno solare a scatola. Col fornello si possono anche realizzare le crepe o, come abbiamo visto prima, anche le frittate, e ravioli e pasta ripiena, come il caso del courgeone, possono essere cotti abbastanza agevolmente all'interno dei forni solari a scatola, che, come detto prima, hanno la loro inerzia termica, che è caratteristica proprio dei forni in realtà. Ricette solari se ne trovano tante in rete, in francese, in inglese parecchie, basta mettere le giuste parole chiave, poche, a dire la verità, anche in italiano, ma qui è facile raccogliere spunti o fare anche delle sperimentazioni, perché il vantaggio della cottura solare è chiaramente nella sua stessa capacità di realizzare la cottura attraverso lo sfruttamento diretto dell'energia solare senza bruciare alcunché. Quindi c'è questo vantaggio. Una parentesi invece sugli svantaggi: ovviamente vanno detti anche questi. Come ho detto prima, il cielo deve essere pulito, non ci devono essere nuvole, quindi questo è il primo svantaggio: si può cucinare con la cottura solare solo se c'è un bel sole. E il secondo svantaggio è che in molti casi è necessaria una certa pazienza sia nell'allestire
per esempio il fornello solare a parabola si è costruito, realizzato a spicchi e vanno poi assemblati di volta in volta, sia nella cottura stessa. Non si può avere la fretta di realizzare il piatto con la velocità che si può avere invece con i fornelli elettrici o i fornelli a gas. E questi sono gli svantaggi della cottura solare, ovviamente. Poi, se si vuole approfondire, se si vogliono cercare schemi realizzativi, i principi alla base del suo funzionamento, il forno, il fornello e il vapore solare trovano in rete una grande quantità di esempi e di schemi realizzativi, come in questo caso di solared.org e soprattutto solarcookers.org, che contiene dei manuali di realizzazione, degli esempi di applicazione reale in varie parti del mondo, con ricette, schemi di realizzazione e consigli. E questi esempi sono sicuramente molto molto utili. Un altro sito che consiglio, l'ho già citato prima nel caso del forno a petali, è il sito di Gianni Crovatto, all'interno del quale si trova una vera e propria guida per la realizzazione del forno solare, un manuale che contiene le spiegazioni, anche una traccia storica, ma soprattutto le spiegazioni di come si possono costruire i forni, come si possono mantenere in uso per gestire anche l'inclinazione rispetto all'orientamento solare, e anche delle ricette. Questo forno solare per cucinare è all'interno del sito di Gianni Crovatto. Un altro sito che ha un altro approfondimento molto interessante è l'associazione Selene, gruppo selene.net, che ha descritto accuratamente una serie di considerazioni matematiche sul forno a scatola, dei calcoli che permettono di misurare la quantità di energia e di stimare la produzione energetica, per esempio anche la durata della cottura attraverso l'utilizzo del forno a scatola, e queste considerazioni matematiche sono dettagliate e accuratamente riportate all'interno del sito. Qualche anno fa, nel mio manuale di sopravvivenza energetica, ho citato i forni solari con qualche esempio, ma un libro che permette di sapere molto sulla storia, sulla tecnologia e consigli per la realizzazione dei forni solari è quello scritto da Nicola Ulivieri, Forni solari, storia, teoria, costruzione e ricette, 236 pagine dense, ricche di formule che spiegano, come nello schema che abbiamo visto prima di Gianni Crovatto, l'aspetto energetico, come si può costruire la parabola con schemi che poi possono essere riportati su legno, su cartone, su metalli, i materiali con i quali normalmente si realizzano i forni solari, con fotografie e schemi realizzativi ed esempi anche di ricette. Questo libro è molto completo, lo consiglio se si vuole approfondire il tema, sia sotto il profilo storico, culturale e puramente scientifico, sia su quello tecnologico applicativo, effettivamente come fare e come cucinare con i forni solari. Detto questo, la presentazione che vi ho illustrato è su SlideShare in distribuzione Creative Commons, Colture Solari, realizzata appositamente per il Science Web Festival. La divulgazione non si ferma. La curiosità vi spingerà, mi auguro, a volerne sapere di più con le letture che vi ho consigliato e gli approfondimenti, ma soprattutto con la pratica, perché sinceramente, se non si prova, se non si costruisce, se non si sperimenta, non si riesce a capire il valore, la portata e anche le difficoltà, ma le soddisfazioni, soprattutto della realizzazione dei forni, dei fornelli e dei barbecue solari. Se avete qualche curiosità
mi potete contattare via mail e laddove sarò in grado di farlo vi risponderò molto volentieri. Grazie per l'attenzione.